Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, visto che nel video precedente ho notato un pochino di interesse per queste bustine, io ci ho pensato ulteriormente, visto che effettivamente molte persone mi hanno detto appunto di non avere la possibilità di cucirle a macchina. Una soluzione appunto è questa, ma non tutti hanno la spillatrice. Ho pensato due soluzioni, sia per chi ha la spillatrice e sia per chi proprio non ce l'ha. E andiamo subito intanto a vedere questo aggiustamento che appunto ci aiuterà a riciclare un po' di queste bustine. Allora, intanto, come sempre, io vado a scegliere la mia parte che voglio tenere fuori. In questo caso andrà benissimo questa, e magari accorcerò un po' questa parte perché è un po' troppo lunga. Proviamo con questo attrezzino, che è un recupero di un'altra taglierina che si era rotta. Comunque ho recuperato il pezzo. Allora, ok, quindi, perché il discorso del biadesivo, a molti potranno aggiustarsi col biadesivo messo qui. A me non piace, perché qualsiasi cosa che ci si infila dentro, qualsiasi bigliettino, va ad appiccicarsi al biadesivo, soprattutto con questo materiale che non si salderà completamente col biadesivo, cioè lascerà degli spiragli e il bigliettino va a attaccarsi. A me proprio questa cosa urta tantissimo, mi dà proprio fastidio. E allora, la soluzione che ho trovato, la prima, per chi ha la pinzatrice, allora abbiamo sempre tanti di questi frammentini di carta, quindi andiamo a riutilizzarli e vado a farlo di misura. Così. E vado a spillare questo piegando a metà questa parte, quindi verrà facile, piuttosto se ci scivola il tutto. Andiamo sempre a un attimino intanto a schiacciare qui bene bene. Poi porteremo il nostro bigliettino qui e lo pinziamo qui. Allora, bisogna farlo un pochino più stretto però, perché sennò non possiamo andare a pinzare fin qua, sennò chiudiamo mezza bustina, no? Quindi lo facciamo stretto quanto basta. Volendo potremmo anche fare un po' una smussatura carina, perché sarà la parte che si vedrà da fuori, quindi possiamo anche dargli un abbellimento così. E poi andiamo a metterlo qui, pinziamo anche solo tre puntine, bastano. Poi andiamo a fare la parte di qua, stesso lavoro, potremmo anche fare così, così sprechiamo ancora meno carta. Tagliamo dritto, facciamo un po' di stondamento, andiamo a pinzare di nuovo in tre punti, cercando di non fare come me che sono andata mezza fuori. Così, e bene così, così la nostra bustina sarà quasi intera, no? Non andiamo a mangiarci spazio. E volendo lo stesso lavoro lo andiamo a fare qua, così la bustina sarà bella rigida. E quindi vado a farlo perché voglio farvi vedere le mie intenzioni. Quindi andiamo su questi due lati.
qua. Così sarà tutto bello rifinito. Volendo qua potremmo lasciarlo anche un pochino più largo. Volendo qua possiamo anche uscire con un filo, forando di qua un filetto, e magari mettendo qua la stessa cosa si potrebbe creare una chiusura proprio fissa, ben fissata. Allora, però per lo più, andiamo qui a fissare anche questo. Così. Adesso a questo punto, se anche voi avete tanti piccoli frammentini di stoffa, essendo che c'è comunque della carta, possiamo andare a decorare in questo modo. Diciamo che qui potrebbe anche essere carino così, però se non piace e non abbiamo stoffa, possiamo andarlo a coprire incollando qua sopra, no? Oppure appunto possiamo, essendo che c'è la carta, possiamo fare qualsiasi cosa, da applicare della stoffa a pizzi, a qualsiasi cosa. Ad esempio, io adesso, a me piace tantissimo fare questi giochi qua di stoffa. Infatti il secondo abbellimento che andiamo a fare oggi è proprio questo. Possiamo farlo colore su colore. Se avete questi tutti, perché magari fate cosette, no? Avete tutti questi frammentini, possiamo creare delle cosette davvero carine. Con sempre questa colla qui, Flash Bond, andiamo a metterla sopra la carta. Qua mi terrò sottile perché comunque è l'interno, quindi cioè era una mia idea per coprire questa cosa, però secondo me è anche carina così, un po' di distress. Idem di qui, può anche solo mettere, no, è più bello fatto a cubetti così. E poi di qua si continua con altri pezzettini, anche magari appunto dei pizzi, volendo farla proprio graziosa. All'interno si potrebbe anche solo distressare, non volendo coprire tutto, se no uno può anche coprire l'interno. Secondo me non è necessario. Volendo si può, se uno non ha carta caffè a disposizione, si può colorare con l'acquerello le striscette di carta prima di applicarle, o anche dopo, tanto non patisce questo materiale, no? L'esterno, non so, in questo caso si può continuare a fare così, oppure se avete altri tipi di materiale da recuperare si può fare così direttamente. Puoi andare magari a riprendere lo stesso motivo di sotto, volendo. In questo modo avremo la trasparenza qui. Poi vabbè, adesso io l'ho buttata lì in 448, magari studiandosela, insomma, secondo la propria fantasia viene anche qualcosa di più carino. Poi a un certo punto si può anche mettere qualcos'altro. Adesso abbiamo diversi tipi di tessuti su cui si può andare ancora a lavorare ulteriormente, no? Anche solo facendo un nodo
su un materialino anche così. A questo punto, se non è, magari non vi è venuto carino come nel mio caso, si può passare così e fare il bordo in questo modo a filo, che forse resta più carino, eh. Sì, così è più carino. Poi con lo stesso procedimento possiamo prendere un pezzo di carta così, gli facciamo un po' di stondamenti anche con la forbice, se non abbiamo l'attrezzino, Traxi, si può fare tranquillamente. Possiamo mettere un pezzettino sotto per nascondere magari un pochino la scritta, se riusciamo a arrivare con la pinzatrice, insomma, magari possiamo, sì, si arriva bene, pinzare così. Magari invecchiando prima il bordo, poi si prende un altro pezzettino di carta che sia, possiamo anche, ecco, in questo caso mettiamo poi il distress, lo facciamo di misura anche strapicchiandolo così. In questo caso appunto lo vado a distressare. E gli mettiamo magari anche la scritta qui. Una scritta. Io mi sono fatta un attrezzino. Mi sono fatta un attrezzino, se vi piace, però ci va dell'acetato. Avevo un po' d'acetato, l'ho usato tutto, adesso volevo farvi il tutorial, ma comunque è facilissimo, basta attaccare le letterine. Queste qua di silicone, io le ho attaccate con biadesivo a queste striscioline di acetato e poi con un fermacampioni l'ho fermato in centro in ordine alfabetico, quindi A, B, C, D. Poi si sconquassa un po', ma basta chiuderlo e ricercare di nuovo per ordine le lettere, che comunque le ho scritte su tutti i sensi con pennarello indelebile in modo da capirci qualcosa. È l'unico modo che ho trovato per usare questi piccoli clear stamp che dopo un po', tra l'altro, almeno questi qui perdono il loro adesivo, ecco. Quindi vado a prendere le letterine una a una, così verrà scritto pochino pochino, un po' così. Metto sempre Happy. Scritto un po' così alla veloce e poi qui possiamo attaccarlo perché comunque c'è la carta sotto, quindi anche col vinavil volendo. Al di sotto si vedranno queste pinzette, stesso discorso, volendo uno può ricoprire mettendo un bel pezzo di carta qui, ma comunque, insomma, a me piace molto che si veda l'aspetto della carta, della barilla, ecco, di cosa sto recuperando. Mi piace molto nel Jan Journal che mantenga questo aspetto effimero, no? Ok, e una soluzione è questa. Se vorrete provare a fare questa cosa, mi raccomando, costruite comunque una cosa che non faccia seccare i clear stamp. In questo caso io sempre con la macchina da cucire ho preso un sacchettino, di che cos'era già questi sacchettini? Delle torte, quelle lì, le crostatine, l'ho pulita bene dentro, fuori e l'ho cucita così, e guardate che carina. Chi invece non ha la pinzatrice, allora facciamola anche un po' più piccolina questa qua, tanto vado a farmela della misura che voglio. Volendo possiamo fare anche la forma della busta,
carino. Allora, per fare la forma della busta basterà prendere la metà. In questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centimetri, quindi A4. Vado a prendere la metà così e vado fin dove mi serve comporre questa bustina. Quindi faccio bene il segno. Vado a riprendere da dove ho fatto la tacchetta e cerco di tagliare, tac, così, fino all'apice. Questa qui non è trasparente, questa è proprio una bustina senza trasparenze. Quindi in questo caso qui cosa faccio? Vado di nuovo a prendere, magari visto che tanto non ci sono trasparenze, possiamo anche tenerci più larghe con le nostre striscioline. E più qua io ho un frammento di questo qua un po' tatuato, vado a prendere solo da una parte. E appunto ne faccio due uguali. Poi li piego a metà. Ricordatevi sempre di bloccare questa parte così andate dritte. Piego a metà e vado a mettere il biadesivo su tutte e quattro queste parti. Così si risolve il problema dell'appiccicamento dei bigliettini, cioè rimane proprio ben chiuso l'adesivo, la busta batterà qui e non qui, quindi non ci sarà quel problema che almeno a me dà molto fastidio. Sarò l'unica al mondo, ma magari non lo sono, quindi magari vi farà piacere farlo in questo modo qui, in modo che foto, bigliettini, qualsiasi cosa mettiate nelle vostre bustine non vadano a appiccicarsi all'interno della bustina. Quindi togliamo le pellicoline, così come si usa sempre. Se siete fuoriuscite, tirate in dentro il biadesivo, ma insomma, biadesivo si sa come si usa, no? E poi lo applichiamo. Voilà, una bella bustina sicura dove non si va a incollare niente. Schiacciamo bene la carta, poi se avete dei tessuti abbastanza coprenti potete direttamente sul biadesivo, sulla busta voglio dire, no? Col biadesivo fare la stessa cosa che ho fatto di là, però appunto ci va un tessuto che non faccia fuoriuscire il biadesivo perché sennò viene su un paciocco. Facciamo, volendo, sfilacciamo un po' un pezzo di cotone qualsiasi e possiamo costruire qui fare la nostra composizione un po' come preferiamo, se preferiamo sfilacciare. No. Così, poi invece quando c'è il tessuto, poi possiamo procedere col tessuto, cioè sì, con la colla voglio dire. Possiamo continuare in questo modo a mettere dei pezzettini di stoffa in modo da abbellire un po'. Va a riprendere il blu, fa subito un altro effetto molto carino. E qui, anche se non avete la flash pond, ripetete il passaggio con il biadesivo, insomma. Si può mettere sempre una perlina.
magari anche così, un po' in 3D, dorata, magari qua, qua, che fa il peso, visto che qua già ci sono dei fiorellini, è carina. Poi, insomma, The Stress, che volendo, se mettiamo anche qua la striscia, si può, forse è più simmetrica, no? E voilà, a me piace così, mi piace che si vedono le scritte, mi piace tutto. Ah, se appunto non attacca questo materiale alle pagine, vogliamo attaccare così la nostra busta, andiamo di biadesivo, perché tanto resta poi lì fisso attaccato, non, a meno che se invece create la taschina così, c'è sempre il problema che mettendo un bigliettino va a incollarsi al biadesivo. Ma questo è una mia cosa personale, il fastidio che uno non mi piace a me, però per lo più si fa di attaccare le taschine con biadesivo, quindi se vi piace a voi, per carità, no, va bene, va benissimo come soluzione. Allora, un'altra cosa carina, volendo fare un junk journal completamente con materiali di riciclo, andando più o meno a prendere la misura delle pagine, se abbiamo delle strisce così o dalle bollette, ci facciamo delle striscette così, le possiamo tenere direttamente con tutte le scritte sopra, non importa, potremmo finire di recuperare tutti i nostri pezzi e pezzettini di carta e stoffa per fare una belly band. E io adesso praticamente le sto facendo con voi queste cosine per il mio junk journal che vado a iniziare a giorni. Devo solo farmi un po' di carta caffè perché sta scarseggiando. Si può fare altri abbellimenti di questo tipo, tutti i pezzettini avanzati, con tutti questi pezzettini avanzati, anche magari di stoffa, vado a ricoprire completamente il mio pezzo di carta utilizzando però appunto il biadesivo. Oppure per chi ha la macchina da cucire, appunto andare a cucire man mano, mettere i pezzettini. Se abbiamo le forbici che tagliano così a zig zag, forse resta anche carino fare in questo modo qua, possiamo farla di svariati colori. Io utilizzando proprio tutto quello che si ha, no? Oppure pinzando e poi mettendo un altro pezzo di carta sopra sul lungo così. Adesso io, per prendere altri colori, a parte che di qua di colori ne abbiamo a volontà, si va a prendere il pezzo colorato, perché tanto poi nell'insieme non è che si vede cosa c'è scritto. Comunque sia, io lo trovo carinuccio proprio, no? Si può andare su altri toni utilizzando più buste diverse, come ad esempio queste di nuovo. Io adesso avevo queste a portata di mano, attacca molto bene e si va così a mettere pezzi e pezzettini di carta, di stoffa. Adesso poi uno sceglie i colori in base ai colori che vuole ottenere, che sta usando nel suo junk journal. Questo qui lo può già mettere così nelle sue pagine per infilarci qualcosa come belly band. Si può mettere, se anche voi avete dei cosi tatuati qui, si può finire mettendo una striscia qua, che volendo uno va a tagliare giusto qua dietro. Così, in modo che possa andare a incollare così,
Oppure cosa che farò io adesso è andare a fare uno zigzag in mezzo. Volevo cucire, ma se cucio qui, essendoci sotto il biadesivo, la mia macchina da cucire non ce la può fare. Allora, io vado a pinzettare. Chi non ha la pinzatrice può mettere di nuovo del biadesivo sotto. E io ho colorato di bianco, col pennarello indelebile bianco, ho colorato queste pinzette. Adesso vado a provare con voi se è possibile fare questa cosa o si rovina. Perché so che esistono delle pinzette colorate, ma io in questo momento non le ho, quindi le coloro. E vado a fare una pinzata qui, nel centro però. Bene. Magari così. Sì, dai, è bianca, carina. Una la vado a fare nel centro. Così si creeranno altre due taschine, volendo, altri due spazi dove infilare qualcosa. Ben teso magari, se riusciamo a farlo un po' teso. Questa la faccio per così. E poi al fondo qui. Sì, dai! Così poi si va a incollare sulla pagina per così e così e abbiamo una simpatica belly band. Poi vabbè, se non piace perché rimane un po' alzato, ne fai un'altra, metti due tag, ad esempio, no? Oppure, niente, semplicemente così. A me piace, carino, dai, è simpatico da trovarsi nelle pagine. Questo si può anche accorciare un po'. Vediamo subito, sempre sul mio junk journal, così, una simpatica belly band, secondo me carina, eh. Voglio proprio fare un junk journal, proprio tutto completamente così, riciclando tutte queste cose. Allora, l'altra cosa che appunto mi è venuto in mente di fare tutte queste cose, perché per fare i bordi, no? I bordini del junk journal, non volendo usare dei pizzi, vado a usare queste cose qua, no? Mi sono fatta dei rotolini tutti sempre di recuperi di stoffa, un po' come abbiamo fatto qui, ed è lì che mi è venuta un po' l'idea, però ho delle cose già pronte da applicare direttamente sul bordino delle pagine del junk journal, a mo' di pizzo proprio, che sporgano un po' così. Voglio farlo in questo modo, l'ho detto, che il prossimo junk journal sarà davvero colorato e simpatico. E allora uno si fa un po' di queste cose, io ne ho fatte due, e vi mostro, ma avrete già capito. Praticamente, sempre con le strisce di tutti i lavoretti che facciamo, vado a formare delle strisce più o meno da un centimetro. Non ha importanza quello, se un centimetro, meno di un centimetro, non ha importanza, perché tanto andrà tutto nascosto. Quindi vado a tagliarmi, tipo come abbiamo fatto anche qui, io ho sempre tante di queste striscioline, vado a utilizzarle. Cioè, me ne preparo un pochino e trovo che siano dei lavoretti davvero rilassanti, eh? Un po' come quando facciamo i collage. Prendo la flash bond perché almeno sono sicura che incolla qualsiasi tipo di stoffa, però se uno ha stoffe solo di cotone o cose del genere va benissimo il Vinavil. Riprendo di nuovo tutti i miei quadratini di stoffe varie, poi ne ho anche altri, ma più o meno gli avanzini sono tutti queste cose qua di tutti i junk journal che mi avete visto fare, no? Quindi vado, magari in questo caso, visto che questa stoffa è quadrettata, sempre considerando, non sto considerando molto i vari colori, ma volendo uno potrebbe pensare se ha la possibilità di stoffe, di recuperi di stoffe di un certo colore, per dire uno potrebbe tenersi sulle tonalità del rosa. Dipende un po' dal junk journal che vuole, per cui vuole usare queste cose qua, no? Allora, quindi, niente, semplicemente vado a
mettere la stoffa come abbiamo fatto fino adesso e vado a mettere dei pezzi di stoffa così molto molto semplicemente alternandoli un po' i colori, un po' la posizione, tipo così, metterla un po' per così. Poi magari c'ho questo qui, lo vado a mettere per così. Litigo un po' con i pezzi di stoffa, così. Poi vado di nuovo a mettere questo qua, per così. Posso metterci del bianco qui. Vado avanti così tranquillamente, scegliendomi magari di volta in volta, oppure se uno vuole prepararseli tutti prima dei pezzi, un po' così, un po' così. Scegliendo anche gli spessori come li preferisce. Avanti velocemente, anche abbastanza veloce come lavoro. Mettere anche tutti a forma di rombo, volendo. Poi, quando arrivo qui, congiungo la carta. Volendo farmene una bella quantità da tagliare poi in base a come mi serve, continuo qui, cercando di stare dritta. Bisogna metterlo dritto, così uno continua. Se magari non ci piace perché esce un po' di colla, possiamo anche cercare di coprire con ulteriori pezzettini. Quando il rotolo è troppo lungo, io comincio a rotolarlo così, lo pinzo un pochino. Vado avanti e cerco di alternare sempre un pochino i miei colori. Io uso la stoffa, la forbice a zigzag, ma non è necessario, insomma, se uno non ce l'ha. E ovviamente si può fare, se avete tanti pezzi e pezzettini di carta scrap invece che stoffa, ovviamente andranno benone. Ed ecco qua, io avrò un altro rotolo da scegliere, da mettere sulle pagine e riempire bene bene il mio junk journal colorato. Bene ragazze, io adesso andrò avanti ancora un po' a farne altre, di altre misure, di altre forme, anche perché io adesso l'ho fatta in questo modo, ma si possono fare anche gli angoletti così per i junk journal, sempre decorati allo stesso modo, e magari poi cercherò di recuperare altre di queste carte. Tra l'altro, appunto, io ho trovato anche queste trasparenti. Queste qui trasparenti si possono provare, provare perché
non sempre attacca, si possono provare a stampare con lo Stazon o con gli acrilici. Su alcuni materiali l'acrilico mi aveva anche tenuto già. Quindi si possono stensilare così e fare sempre tante cose troppo belle per il nostro Jan Journal. Lo chiamiamo Colors perché con tutti questi recuperi verrà un Jan Journal coloratissimo, cosa che in questo periodo qui, secondo me, è l'ideale per la carica, la nostra carica interiore. Ok, niente, abbiamo trovato la soluzione per queste bustine. Abbiamo fatto altri tipi di abbellimenti. Se mi vorrete seguire in questo progetto, io ne sarò veramente lieta. Se avete domande, fate pure, scrivete pure nei commenti. Se volete mostrarmi qualcosa, potete mandarmi anche un'email. Giù nell'info box c'è scritta la mia, il mio indirizzo email. Quindi mi farà molto piacere leggere, e anche su Instagram, se volete, potrete anche taggarmi. Ok, vi ringrazio di essere state con me, vi mando un mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!